Quattro governi in quattro anni hanno assistito dalla tribuna d'onore dei Fori Imperiali alla parata per la festa della Repubblica. Una foto di famiglia in una cerimonia che negli anni ha saputo raccontare la compattezza del centrodestra sui temi militari, i malumori della sinistra, le ultime bufere politiche. L'accordo Alitalia-Etihad toglierebbe a Malpensa un ruolo centrale delle rotte aeree da e per l'Italia. Eppure quell'aeroporto era nato per essere cruciale, posizionato nelle regioni italiane più produttive. Inaugurato nel 1998 durante il primo governo D'Alema, contestato dagli ambientalisti, lo scalo teme ora un ridimensionamento. Orgogliosi di essere artigiani, di saper maneggiare lime e torni, di avere vinto sfide sui mercati internazionali che cercano ancora nel nostro paese l'eccellenza di quel lavoro che nobilita il Made in Italy. In un documentario le storie dei giovani che hanno scelto un mestiere nell'artigianato. E questa volta tocca a Enoch, fratello di Mario e attaccante della nazionale padana impegnata nei mondiali di calcio dei paesi senza nazione. La Lega Nord contesta il suo inserimento nella rosa, ma la squadra, un tempo nelle mani di Renzo Bossi, il Trota, vuole prendere le distanze dalla politica e pensa solo a vincere. E non c'è scandalo doping che tenga, anche quest'anno il Giro ha scaldato le strade d'Italia. Ha trovato un nuovo campioncino italiano, Fabio Aru, e ha aggiunto con la tappa dello Stelvio e del Gavia sotto la neve un'altra pagina nell'antologia epica del ciclismo. Buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, dicevamo, quattro governi in quattro anni. Nel 2010-2011 c'era Berlusconi, nel 2012 Monti, nel 2013 Enrico Letta. Quest'anno è stata la prima volta di Matteo Renzi, ma è stata la prima volta anche di un ministro della difesa donna, Pinotti. La parata militare dei Fori Imperiali è passata attraverso molte polemiche perché è considerata costosa, tagli al budget in tempi di sobrietà e di austerity e boicottaggi, ed è sempre stata la spina nel fianco della sinistra, di quella più radicale. La rimessa, un presidente partigiano e azionista, Carlo Azeglio Ciampi, nel 2001. La festa del 2 giugno negli anni 70 con l'austerity, la crisi petrolifera, gli anni di piombo e i movimenti della sinistra extraparlamentare che contestavano da dentro le forze armate era diventata un tabù, cancellata dal calendario e celebrata la prima domenica del mese. Sui Fori Imperiali di Mussolini, dannosa per i monumenti, celebrazione della grandeur militare che l'Italia non ha mai avuto, con scritto nella Costituzione che l'Italia ripudia la guerra, la parata del 2 giugno resta sempre una spina nel fianco della sinistra, soprattutto quella più radicale, pacifista e ambientalista. Fausto Bertinotti nel 2006, in mezzo alle contestazioni contro la guerra in Afghanistan, andò in tribuna con la spilletta, con la bandiera della pace, una foglia di fico mentre i movimenti pacifisti boicottavano il corteo militare. Matteo Renzi, che negli anni 70 era praticamente appena nato, è figlio di democristiano, ha fatto lo scout e non viene da una cultura politica di ultrasinistra, ha attraversato Piazza Venezia, l'altare della patria e i fori con massima nonchalance, fra batticinque, selfie e sorrisi. Il preventivo della spesa per la festa è cresciuto di 400 milioni di euro a 1,9 milioni. Era la prima volta di Renzi, come era la prima volta nella Repubblica, di un ministro della difesa donna, la Pinotti, seduta in macchina vicino al presidente Napolitano. Il premier Letta e il ministro Mauro l'anno scorso, a causa della crisi, avevano abolito il volo delle frecce tricolori e ridotto al minimo storico le spese, tagliando all'osso il numero di militari e di mezzi impegnati. Si calcola che il costo della pattuglia acrobatica nazionale si aggiri intorno ai 250.000 euro per i 9 velivoli, considerando, secondo il Sole 24 Ore, un costo di 9.000 euro l'ora per ogni apparecchio che decolla dalla base di Udine. Negli ultimi quattro anni, nella tribuna d'onore, ci sono stati quattro premier diversi, con Berlusconi che nel 2010 fece la famosa gaffe con i complimenti alla Croce Rossina ex modella, scoppiò una polemica fra Emergency e la Croce Rossa e la russa, Maci fu ministro della difesa più entusiasta dell'avvocato milanese, ora traghettato con Fratelli d'Italia, che mostrava i muscoli. Giù le mani dalla parata, fate squalida ironia. La russa nel 2011, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, spese 4,4 milioni di euro e volle una sfilata maestosa con 6.000 militari. Nel 2009 Berlusconi era arrivato in ritardo di 15 minuti e nel 2011 ebbe un altro inciampo andando a toccare Re Juan Carlos, infrangendo l'etichetta che prevede che nessun reale venga toccato.
Nel 2012 ci fu Monti e cominciarono i tagli. 60% in meno sul budget della parata, oltre che per la sobrietà fu una sfilata in tono minore in solidarietà con l'Emilia terremotata. Il governo Monti spese in tutto 1,9 milioni di euro, che corrisponderebbe alla spesa prevista per quest'anno. E adesso cosa succederà a Malpensa dopo l'acquisizione da parte di Etihad di Alitalia? Perché la compagnia degli Emirati Arabi considerano Fiumicino, l'aeroporto di Roma, lo scalo principale. Eppure quello milanese, che si trova in realtà più vicino a Varese, che a Milano era nato proprio per diventare l'hub italiano al centro dei voli internazionali, il terzo scalo europeo, come fu annunciato nel 1998 dall'allora sindaco di Milano Albertini. Malpensa sarà il terzo scalo aeroportuale d'Europa dopo quelli di Londra, Parigi, Francoforte e Amsterdam. Così, a fine ottobre del 1998, l'allora sindaco di Milano, Gabriele Albertini, annunciava l'inaugurazione di Malpensa 2000, quello che sarebbe stato il futuro del nuovo scalo aeroportuale in provincia di Varese. La prima grana, i collegamenti stradali e ferroviari con Milano, erano scarsi. Una cattedrale nel deserto, venne definita all'epoca. Abbiamo dotato la Lombardia di Malpensa, ma corrono strade, autostrade, ferrovie. Noi come regione abbiamo fatto fino in fondo la nostra parte, siamo disponibili a fare di più, abbiamo già trovato stanziamenti tra i privati per alcune tratte autostradali, immaginatevi che non ci danno le concessioni, non ci danno l'autorizzazione burocratica a farla, questo stato di cose deve finire. C'erano tutte le autorità all'apertura ufficiale della nuova Malpensa 2000, l'allora ministro dei trasporti Burlando, Mario Monti era commissario europeo, tutti in prima fila per ricevere la benedizione del cardinale Martini. Allora i vertici di Alitalia strinsero un'alleanza con l'olandese KLM, che si impegnò a utilizzare Malpensa come scalo principale per tutti i voli intercontinentali, tanto che alienate rimasero le tratte nazionali. L'accordo Alitalia Etihad porta per Malpensa un futuro incerto, sogni infranti. Un progetto nato negli anni 90, costato 2.000 miliardi di lire, fu inserito insieme ad altri 13 scali europei in una rete di collegamento per trasformarsi da aeroporto point to point ad hub, cioè scalo internazionale. Erano gli anni del governo D'Alema, la missione ambiziosa, servire l'intera pianura padana. Come tante altre grandi opere italiane, anche Malpensa è stata sporcata da inchieste per tangenti. L'imprenditore Maltauro, appena arrestato per gli appalti truccati su Expo, aveva parlato all'epoca anche delle mazzette necessarie per entrare nel cantiere dell'aeroporto. Già l'esposizione universale Malpensa si sta preparando per accogliere 30 milioni di persone previste. Si inaugurano nuovi spazi di snodo come il satellite del Terminal 1, un investimento per la SEA, la società che gestisce gli scali milanesi, da 300 milioni di euro. Adesso l'annuncio di Etihad di potenziare Linate, l'aeroporto praticamente a un passo dal centro di Milano, preoccupa il governatore Maroni, che dice di essere pronto a qualunque cosa per non affossare Malpensa, per non lasciarla ai voli cargo che non portano l'indotto dei passeggeri, ma rilanciarla per farla diventare, come promesso 20 anni fa, la porta d'ingresso al nord. E uno dei punti di forza delle Made in Italy è sicuramente l'artigianato, ed è una strada che molti giovani possono intraprendere. La Camera di Commercio di Monza e Brianza, per esempio, ha effettuato uno studio e anche un documentario secondo il quale l'anno scorso in Italia sono nate 3.500 imprese legate per lo più ad attività innovative, ma non solo, si assiste infatti ad un ritorno anche di lavori che sembravano passati di moda. Fin da piccolo ho sempre sognato di fare il bronzista, io non volevo neanche andare a scuola. Io sono nato e sono stato cresciuto e educato per fare il tappezziere. Magari non capiamo l'importanza di Facebook, di Twitter, di Architronics o di questo sistema web. Grazie soprattutto ai nostri figli, no, ci adeguiamo anche se non capiamo. Mestieri che si tramandano da generazioni, professioni che si aggiornano, giovani che scappano dalla disoccupazione riscoprendo figure professionali che quasi non si volevano più fare. Sarà presentato domani a Milano un film documentario promosso dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, da Confartigianato e da Fondazione Bassetti, sulle imprese artigiane più innovative.
innovative. Lo scorso anno in Italia ne sono nate 3.500, con un alto tasso di innovazione. I settori più scelti sono le attività scientifiche, la gestione di software, i servizi informatici. I nostri clienti, qualcuno ci ha definito oggettista, poi altri clienti ci hanno definito artisti, il nostro nome è indefinito. Ci possiamo considerare degli artigiani digitali. Sicuramente diventeremo artigiani nel momento in cui realizzeremo dei pezzi su misura. Probabilmente c'è proprio qualcosa che tocca emotivamente, e credo che questo toccare anche emotivamente sia dovuto anche a questo apporto del lavoro, delle ore del lavoro dell'artigiano che lavora in un pezzo. Questo lavoro non mi piace, io questo lavoro lo amo. La passione è tanta, ma le difficoltà restano e sono spesso legate all'accesso al credito. Lo scorso febbraio i prestiti alle imprese sono calati del 4,9% rispetto all'anno precedente, secondo i dati registrati da Confartigianato. Più penalizzate le aziende di piccole dimensioni, i tassi applicati a somme modeste fino a 250.000 euro raggiungono in media il 4,75%, con punte dell'8% nelle regioni del sud Italia. La banca, se non c'è una richiesta specifica e diretta, tende ovviamente, perché è in conflitto di interessi con la controparte che è il cliente, tende a vendere lo strumento a lei più congeniale, che non è sempre quello adatto all'imprenditore o all'imprenditrice. È bene che l'imprenditore incominci a guardare anche i rapporti che ha con la banca, sotto tutti i profili, si attrezzi con dei buoni professionisti per fare le perizie, per verificare se sui conti ci sia presente anatocismo piuttosto che usura. Tutte le mattine le alzi, affronti un problema diverso e tutti i giorni lo devi risolvere. Forse è la soddisfazione di portare a termine il proprio lavoro, di non essere parte di un ingranaggio, forse la mancanza di alternative. Fatto sta che lavori passati di moda sono tornati in auge, come ha detto scherzando il Premier Renzi al Festival dell'Economia. Un esempio per tutti? Un tempo erano solo cuochi, ora sono chef corteggiati da ristoranti, reality e talk show. C'è poi una categoria di lavoratori di cui non si parla mai se non quando la loro protesta si trasforma in incidenti e scontri, come l'ultimo caso che è successo in provincia di Torino, quando ci sono stati degli scontri tra facchini e polizia ai mercati generali di Grugliasco. Motivo le condizioni estreme in cui lavorano queste persone che caricano e scaricano le merci. Spesso sono, i loro contratti sono al di fuori dei contratti nazionali, hanno poche tutele e sono precari. Quelle che vedete sono le immagini girate dalla polizia la settimana scorsa ai mercati generali di Grugliasco, vicino Torino. Una notte di scontri violenti. Da una parte i poliziotti, dall'altra i facchini, gli addetti alla logistica che ogni giorno caricano e scaricano merci nei magazzini. C'è rabbia nei loro volti. Lanciano bidoni dell'immondizia, bottiglie vuote, piloncini sparti traffico. La mattina bloccano le entrate cercando di impedire il transito delle merci. Un grossista, per salvare la sua giornata di lavoro, passa lo stesso col furgone e travolge alcuni di loro. Facchini contro grossisti, facchini contro facchini. Un'altra guerra fra poveri. Assunti per la maggior parte da cooperative che operano in appalto per conto di grandi ditte, protestano contro i turni di lavoro massacranti, paghe da fame e contratto nazionale non integralmente rispettato. Dinamiche complicate da monitorare anche per i sindacati, perché spesso queste coop hanno regolamenti interni che prendono il sopravvento su certe clausole del contratto nazionale. Ci sfruttano come animale, non ci chiamano neanche con nome, ci chiamano con E e ci chiamano con uno. Non esiste la tredicesima, la quattordicesima, cioè è un forfè. Loro pensano di fare il contratto, si stringono la mano, senti, ti sta bene questo, sì. Tra loro anche molti stranieri, una protesta che va avanti da tempo, da nord a sud e che adesso assume dimensioni nazionali. I
IKEA di Carugate, vicino a Milano. Loro sono i facchini della multinazionale svedese di Piacenza. Insieme ad altri scaricatori impiegati in vicine fabbriche, sono qui per far sentire la loro voce. La loro protesta iniziò nel novembre 2012 davanti ai cancelli del polo logistico piacentino, uno dei più grandi d'Europa, dove lavorano oltre 700 facchini. Anche là, contestazioni con la polizia che interviene, picchetti e manganellate. 9 di loro furono licenziati e dopo qualche mese reintegrati. Stesse manifestazioni pure ai magazzini IKEA di Casalecchio di Reno un mese dopo e alla Granaloro di Bologna a gennaio scorso. Guadagniamo 700, gira 800 euro al mese. Per quante ore settimana? Facendo 160 ore al mese. Lei è qui da quanto tempo? Io sono in Italia da quasi 8 anni. E viene da? Al Burkina Faso. La famiglia o il solo? Sì, c'ho la famiglia, la moglie, 2 bambini. Con 700 euro al mese? Esatto, che paga l'affitto quasi 400 euro. Quest'uomo scrive sullo striscione o Bruno o nessuno. È stato licenziato insieme ad altri 32 colleghi il 10 maggio dopo l'ennesima protesta davanti al gigante dei mobili di Piacenza lo scorso aprile. Pure lì blocchi rimossi dagli agenti, diversi i feriti. Lamentano 1.450 euro lordi all'anno in meno per ogni lavoratore e raccontano, ma non c'è alcuna conferma ufficiale, che i licenziamenti sono una ritorsione perché aderiscono al comitato di base dei Sicobas. Sono licenziato, non so perché. Nessuna lettera di richiamo? No, mai ho avuto lettera di richiamo io, anche con le precedenti cooperative. Sono 7 anni che faccio responsabile all'interno del magazzino IKEA. La famiglia qui? Sì, ho figli nati qua, ho 4 figlie. I facchini entrano all'IKEA di Carugate, sono più di 100, sfilano all'interno del centro, riempiono carrelli di merci che poi lasciano davanti alle casse. Non c'è niente da comprare qui, dicono, finché licenziano i lavoratori. IKEA dal canto suo risponde con un comunicato. I licenziamenti, si legge, vanno iscritti in un quadro di legalità e sicurezza e niente hanno a che vedere con i diritti dei lavoratori, che sono totalmente garantiti e che anzi 300 operai del polo di Piacenza avrebbero sottoscritto la loro intenzione di continuare a lavorare nonostante le proteste dei rappresentanti dei sindacati di base. C'è poi un tema internazionale che riguarda gli scambi dei prigionieri, che rischia di innescare polemiche roventi, come accadde 3 anni fa con il caso del soldato israeliano Shalit catturato dai palestinesi. L'ultima vicenda riguarda Barack Obama, molto criticato soprattutto dai repubblicani per il rilascio di 5 talebani rinchiusi nel carcere di Guantanamo in cambio della liberazione di un militare che è stato prigioniero per 5 anni. Sono in tanti a cantare vittoria. Ieri Barack Obama, oggi il Mullah Omar. Eppure in Afghanistan americani e talebani sono in guerra. In mezzo ci sono i prigionieri. Il sergente Beau Bergdahl è stato liberato dai talebani nei giorni scorsi, dopo 5 anni. Ieri ha viaggiato verso un ospedale nel sud della Germania, ufficialmente per verificare il suo stato di salute. E lì resterà per un tempo imprecisato, prima di entrare nel ciclone dei festeggiamenti, delle interviste, delle polemiche, che lo attendono negli Stati Uniti. Perché in cambio del soldato Bergdahl, promosso sergente mentre era in prigionia, i guerrieri afghani hanno preteso la liberazione di ben 5 detenuti di Guantanamo, che non sono semplici soldati. Prima di essere catturati erano ai vertici politici e militari della resistenza afghana. Ecco perché, dopo Obama, anche Mohammed Omar, il leggendario capo guerriero e spirituale dei guerriglieri talebani, si dice sia alto quasi 2 metri senza un occhio e che sia sfuggito ai corpi speciali americani a bordo di una motocicletta, anche lui oggi si dice soddisfatto. Chi non l'ha presa bene sono i repubblicani, che negli Stati Uniti si oppongono al presidente Obama. Hanno lasciato trascorrere un giorno, il giorno del sollievo e dei festeggiamenti per la liberazione di Bergdahl, ma adesso sono partiti all'attacco. Perché lo scambio di prigionieri di fatto potrebbe essere inteso come un riconoscimento ufficiale del ruolo dei talebani in Afghanistan. Con i terroristi, questa è la regola, non si tratta. Accettare uno scambio di prigionieri equivarrebbe a riconoscere i talebani come una forza regolare, un nemico ufficiale, con cui si possono trovare accordi anche in vista di una risoluzione del conflitto. Non solo, Obama ha preso la decisione da solo, in qualità di capo delle forze armate statunitensi, senza passare per il Congresso. E la scelta di rilasciare uomini del nemico, è la critica dei repubblicani, potrebbe incoraggiare nuovi rapimenti di soldati in Afghanistan. Bergdahl era l'ultimo nelle mani dei talebani.
Insegna la storia recente che sugli scambi di prigionieri possono innescarsi polemiche feroci, difficili da spegnere, come è successo 3 anni fa in Israele per Gilad Shalit, catturato dai palestinesi, anche lui prigioniero per 5 anni. In cambio di Shalit, nel 2011 gli israeliani, d'accordo con Hamas, avevano liberato 1027 prigionieri palestinesi. Alcuni analisti israeliani la definirono la più grande vittoria del terrorismo resa possibile da Israele. Il Jerusalem Post uscì con un editoriale di fuoco. L'amministrazione Obama quindi, dopo i brindisi, è sulla difensiva. Il soldato doveva assolutamente tornare a casa, stava male, dice Chuck Hagel, segretario della difesa, e questo spiegherebbe la permanenza in Germania. Quale sia il problema di salute però non è ancora chiaro. Potrebbe essere difficile, oltretutto, spendere il personaggio di Bergdahl come quello di un eroe. Durante la prigionia si sarebbe dedicato al gioco del badminton e alla cucina, festeggiando il Natale con i suoi rapitori, così scrivono le agenzie internazionali, basandosi su fonti militari pakistane, dove il sergente sarebbe stato prigioniero. Il popolo americano, oltretutto, non può dimenticare quei video diffusi dai talebani che mostravano il soldato apparentemente tranquillo, con una barbetta curata, impegnato a lanciare messaggi pacifisti. Lo hanno costretto a dire quelle cose, spiegavano all'epoca i vertici militari americani. La versione di Bergdahl, però, non è ancora nota. Dunque ci sarà Mario Balotelli, però forse tutti non sanno che Mario Balotelli ha un fratello minore di 20 anni, Enoch, anche lui calciatore, nato e cresciuto con il mito di Super Mario, che è stato convocato dalla squadra di calcio della Padania, che in questo momento sta giocando un suo mondiale, il mondiale delle nazioni senza Stato in Lapponia. Il giovane sembra promettente, ha anche segnato diversi gol per la Padania, che un tempo era delle figlio di Umberto Bossi e Renzo. Ora invece sembra non avere nessun legame con la Lega Nord. Le scelte definitive di Prandelli sono arrivate ieri e hanno confermato che le fortune della nostra selezione ai mondiali di Brasile dipenderanno da come scenderà dal letto Mario Balotelli. Sarà lui a guidare gli azzurri verso un'impresa che appare improba. Difficile che riesca a seguirlo, almeno per il momento, il fratello minore Enoch, 21 anni, compagno delle scorribande notturne del bomber del Milan, aspirante attaccante di successo, noto più alle riviste di gossip che ai talent scout del mondo del pallone. E non andrà subito in Brasile Enoch, perché è impegnato nei mondiali delle nazioni senza Stato che si stanno tenendo in questi giorni nella Lapponia svedese. Di quale nazione faccia parte lo scopriamo in questo video di presentazione, che racconta della rinascita della selezione padana, un tempo espressione della Lega Nord e gestita da Renzo, il figlio di Umberto Bossi, sciolta nel 2010 dopo aver vinto per 3 volte consecutive il mondiale. Enoch è arrivato nella nazionale padana dopo un lungo corteggiamento messo in atto anche dall'assessore all'ambiente di Corbetta, Riccardo Grittini, 23 anni, dimessosi, poi riammesso in giunta dopo essere stato protagonista dei cori razzisti contro Boateng nell'amichevole Pro Patria Milan del 3 gennaio 2013. Che il legame con il Carroccio non sia saldo lo si capisce anche dal video di presentazione. Basta sentire le parole del mister Mauro Bertoni, tecnico con un passato nel calcio che conta, cremonese soprattutto, ma anche esperienze professionali in Australia e Stati Uniti. Non bisogna focalizzarsi su delle cose strane, tipo l'indipendenza della Padania dall'Italia, così non c'entrano niente. Io sono italiano e sono un abitante della Padania, tutto qui, andiamo a fare un'esperienza che secondo me sarà strepitosa per tutti i miei ragazzi. Ma subito dopo la prima gara della Padania, un sontuoso 20-0 contro il temibile Darfur United, le polemiche si stanno facendo decisamente più pressanti. Fuoriusciti, pirati, gente in cerca di visibilità, questi i modi in cui vengono chiamati i rappresentanti della nuova selezione dalla vecchia guardia. L'accusa di aver sfruttato la lunga pausa di riflessione della squadra del figlio del senatore per farsi pubblicità, a che pro però nessuno riesce a capirlo. Abbiamo solo fatto in modo che la Padania rimanesse in vita, ha spiegato il presidente Ivan Orsi, che dopo aver messo insieme una selezione fatta di giocatori arrivati anche ai margini del professionismo, sogna adesso di riportare a casa la Coppa del Mondo. Difficile che i dilettanti di Ossetia, Kurdistan o Occitania possano realmente rappresentare un ostacolo. E poi c'è il Giro d'Italia che si è concluso ieri a Trieste, un giro emozionante dominato dal colombiano Quintana, 3° posto per il giovane Fabio Aru, il 23enne sardo, la vera sorpresa del Giro, da molti considerato il futuro del ciclismo italiano. Neve e freddo, montagne e salite, fughe solitarie e volate, vittorie e cadute, gioie e drammi, sofferenze e speranze.
Il Giro d'Italia è tutto questo, un mix di emozioni, di storie umane e non. Un enorme carrozzone che dal lontano 1909, nel mese di maggio, attraversa lo Stivale da sud a nord, da est a ovest. Nel terzo millennio, il fascino di questo sport, pur macchiato da storiacce di doping di un passato recente, è rimasto intatto. Certo, da allora sono cambiate le strade, le bici, le tecnologie, ma di fronte alle avversità atmosferiche tutto sembra tornare indietro di molti anni. È d'accordo che non si devono mandare i ciclisti al macello, ma quello che piace al grande pubblico è ancora il ciclismo eroico. È successo lo scorso anno con un giro funestato dalle tormente di neve e dominato da Vincenzo Nibali, ed è successo anche quest'anno con la tanto discussa tappa dei Passi Gavia e Stelvio, dove infuriava la bufera. Paesaggi imbiancati, corridori semi assiderati. Virando le stesse immagini del Giro 2014 da colori in bianco e nero, ecco che, come per magia, sembra di essere catapultato indietro in una sorta di macchina del tempo, quando erano i vari Coppi e Bartali a dominare. I campioni di oggi, però, in un ciclismo globalizzato, arrivano da altri continenti e la lotta per la maglia rosa è stata prima una questione tra due australiani, Matthews ed Evans, e nella seconda parte del Giro tra due colombiani, Nairo Quintana e Rigoberto Urán. Non ci fosse stata la forzatura di Quintana con l'episodio della fuga nella discesa dello Stelvio, probabilmente il Giro lo avrebbe vinto Urán, o magari la sorpresa italiana che ha un volto ed un nome, Fabio Aru, sul terzo gradino del podio ieri a Trieste. Nella centenaria storia del Giro non era mai successo che un corridore sardo fosse protagonista in classifica. Aru, classe 1990, ha entusiasmato i tifosi sulla salita di Monte Campione, la stessa in cui Marco Pantani nel 1998 scrisse una pagina indimenticabile della storia del Giro. Il giovane scalatore sardo, che si era presentato al via della Corsa Rosa da Belfast con soli 13 giorni di gara nelle gambe, ha attaccato senza paura i suoi rivali, ottenendo la sua prima vittoria da professionista proprio in cima a Monte Campione, e nei giorni seguenti ha corso con l'esperienza di un veterano. Solo uno strepitoso Quintana gli ha negato la gioia del bis nella cronometro con arrivo sul Monte Grappa, dove il campioncino sardo ha inflitto distacchi pesantissimi ai diretti rivali per il terzo gradino del podio finale. L'Italia del pedale, oltre a Vincenzo Nibali per le grandi gare a tappe, scopre Fabio Aru, capo di un plotone di ventenni in grado di regalare al ciclismo azzurro grandi emozioni per gli anni a venire. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Sono le 14.32 per oggi, è tutto. TG Cronache torna domani alle 14. Buona giornata.